Benvenuti in un nuovo vlog! Si apre con un'altra gita culturale, questa volta siamo in Val d'Aosta e stiamo andando a visitare il borgo di Bard. Poi al forte vedremo delle mostre temporanee esposte, è una fortezza dove espongono tante opere, è bello, quindi sono delle cose che mi interessano, andiamo a vedere e poi vediamo questa giornata valdostana dove ci porterà. Tra l'altro in questa via proprio passa la via Francigena, la parte valdostana. Ovvio, prima tappa si va a mangiare. Abbiamo scoperto per caso questa casa Ciuca, che è bellissima, sembra un ristorante con dei tavolini diffusi in un vecchio casolare, comunque qua nel borgo sembra di essere in una corte, e piatti tipici valdostani, quindi si fa rifornimento e poi si procede. Questo è il lardo di Arnad, che è comunque di qua della zona, noci, miele di castagno, castagne e un pane dolce che fanno qui. Crespelle valdostane, mangiate da un siciliano. Che siamo nel 2024 ormai e non facciano entrare i cani come mia in questi posti, io non lo capisco, capisco al supermercato ma anche nei ristoranti entrano, non capisco perché qui con delle stampe, dei pannelli, neanche delle opere di pittura non le facciano entrare, quindi ogni volta io e Daniele ci dobbiamo dare il cambio, tra l'altro abbiamo detto ce la siamo portata per 2 ore in braccio alla Reggia di Venaria per fare tutto il tour, qua neanche in braccio. Mi hanno detto di mettere la museruola per l'ascensore e il trasportino per farla entrare nei musei. Stiamo parlando di questo cane, Vabbè. Del mio libro Galatea del Camminare, ve lo lascio qui sotto. In
impressione a caldissimo. Vabbè, non è la prima volta che veniamo a Bard. Io ci sono stata un po' di volte perché sapete che sono affascinata dai castelli, fortezze, medioevo. E qui in particolare è sempre bello tornare perché fanno un sacco di mostre interessanti. Io vi ho fatto vedere qualche immagine di ciò che mi ha colpito di più, però tenete d'occhio il sito, magari ve lo lascio qui sotto, perché ci sono un sacco di mostre temporanee che continuano ciclicamente a cambiare e sono sempre una più interessante dell'altra. Anche l'anno scorso ne avevo viste di belle, c'è tanto il tema della natura, della sostenibilità, e poi c'è il Museo delle Alpi, e quindi vale la pena passarci addirittura una bella giornata. Poi è sempre bello camminare per il borgo, super medievale, super carino. Adesso penso che rientreremo a Torino, anche se io starei qua a vedermi tutti i castelli. Ragazzi, buongiorno, pulizia di primavera qui in casa, però ieri non vi ho detto che ho speso altri soldi in prodotti per la cura della pelle e dei capelli, perché sapete che sono in questa fase di restyle puro, massaggi, sport, benessere, cura della pelle e non solo, e sono andata al DM. Ho preso l'oro, cioè ho speso una decina di euro. Un olio, anzi sette oli, è puro al 100%, è un prodottino che può, loro dicono per il viso, io lo userò per tutto perché sono oli buonissimi, poi se volete vado a fondo. Poi ho preso uno spray per i capelli, anche questo è un ottimo prodotto, puro, e anche a loro piace il numero 7, un numero molto esoterico, e un peeling per il cuoio capelluto, non l'ho mai provato, però anche qua tra l'altro mi scotto in testa, quindi io non uso mai i capelli, fatemi sapere se voi l'avete mai usato. Bello, bello il DM, veramente un po' lontano da casa mia, ma è diventato il mio negozio preferito, c'è un sacco di roba. Poi se volete parliamo anche di integratori per il corpo, quindi ci si cura anche da dentro. Io ne sto prendendo diversi, se volete un argomento che affrontiamo. Tra l'altro vi voglio ringraziare per tutti i consigli che mi avete dato sulle creme solari su Instagram. E se non mi seguite su Instagram, fatelo anche lì, perché ci scambiamo un sacco di consigli in maniera più diretta. Io vi ho chiesto una crema solare che non mi facesse l'effetto fritto misto, me ne avete consigliate un sacco, quindi ora vado alla ricerca. Grazie, veramente, mi avete risolto il problema della vita. Tra poco partiremo per la Sicilia per fare un'esperienza che io non ho mai provato, invece Daniele sì, è la raccolta delle olive, poi portiamo le olive al frantoio e facciamo l'olio. È una cosa che voglio fare da un sacco di tempo, finalmente arriva il momento giusto e mi ha già detto che mi farà arrampicare sugli alberelli e sarà molto faticoso. Però, visto che siamo lì e ci cade anche l'anniversario, abbiamo pensato di fare una sorta di weekend in una catena montuosa vicino a Palermo. Cioè, vicino a Palermo è relativo, più che altro vicino a Cefalù, si chiama Le Madonie, e ci sono un sacco di piccoli borghi medievali arroccati e si mangiano cose molto particolari tipo la manna e non solo, e ci sono i miei amati grifoni. In particolare hanno creato dei carnai, delle zone dove mettono la carne, sapete che si nutrono di carcasse, in modo da nutrirli, da attirarli. Io sono curiosissima, ci sono dei trekking molto panoramici, stupendi da vedere, e quindi passeremo lì il nostro anniversario. Stiamo lavorando adesso all'organizzazione, questa è la lista delle cose che vogliamo vedere, fare, mangiare, Lonely Planet sempre con noi, questo è il mio pigiama, non ci fate caso. E lui sta cercando la struttura dove dormire. Una ragazza di voi su Instagram mi ha consigliato dei posti, uno in particolare, però è preso in quelle date, quindi vediamo che si può fare. Abbiamo un itinerario. Grazie mille Margherita per l'aiuto. Questo è quello che viene fuori. Oggi Daniele mi ha fatto uno dei miei piatti preferiti, che è quella che io chiamo carbonara di zucca. E giudicate voi.
culturale continua, siamo sempre a Torino, volevo vedere la mostra di Picasso che è nuova qui in città, io ero rimasta affascinata da lui a Malaga, per quanto non mi piaccia proprio lui come personaggio perché amava le donne, mettiamola così, non si può dire fosse un maschilista, però era molto molto narcisista e queste donne soffrivano, diciamo, però la donna è anche molto il soggetto principale delle sue opere. Ma mi piace perché era un ribelle, scomponeva l'arte, la faceva sua, lui proprio partiva, era un grande artista, però scomponeva le figure, le portava a un tratto essenziale fino a poi scomporle del tutto e fare quegli obbrobri, no, che noi vediamo. Però è un artista che ha uno dei pochi che mi scuote dentro, mi stimola e quindi è sempre un piacere vedere le sue opere. È stato un bel giro. Sto andando in stazione perché vado a Milano a un press day di un'agenzia che cura diversi brand sportivi, quindi ci faranno vedere le nuove collezioni, parleremo un po' di progetti e di nuova merce che andrà in commercio, vi faremo conoscere poi noi, come me, ovviamente ci sono altre persone che fanno questo lavoro e quindi niente, l'idea adesso è di non perdere il treno, ho mezz'ora, 35 minuti a piedi perché ve l'ho detto che mi sposto a piedi anche a Torino, quindi in pratica io sto andando in stazione sotto la pioggia perché ovviamente oggi doveva piovere. E poi non lo so, è arrivato l'autunno di botto, fa un freddo oggi, ho le dita delle mani ghiacciate. Stiamo andando al luogo di destinazione, intanto ho recuperato due personaggi, lei è Grazia che l'avete vista magari nei gruppi che facevo di escursionismo, perché lei è la massaggiatrice ufficiale dei gruppi, quella di cui vi sto parlando e vi ho parlato nell'ultimo vlog, le sue magiche mani, e poi è una viaggiatrice perché ogni volta che va in un angolo del mondo impara una tecnica, quindi è fantastica, e poi purtroppo c'è anche lui. Sono qua. Sempre qui. Ah. Che influencer, oh, guardatelo. Evento finito, nel senso che abbiamo scoperto un po' di prodotti nuovi, ciò che andrà in commercio a breve, abbiamo parlato proprio con i responsabili dei vari brand, è sempre bello scoprire tutto ciò che sta dietro queste grandi aziende e ora siamo qui a fare l'aperitivo e poi dovrò riprendere il treno e tornare a Torino. E domani un altro giorno. Ci dedichiamo all'alcol. Come sta? Ragazzi, che viaggio della speranza. Allora, qui lo dico, odio i treni italiani, vabbè, non è una novità che funzionano malissimo, però cioè stasera io ho preso il treno alle 6, ora sono le 9:30 di sera, fate conto che con l'alta velocità Torino-Milano è 50 minuti. Allora, prima ci siamo bloccati perché una signora stava male, abbiamo dovuto aspettare l'ambulanza, però io dico, eravamo ancora in stazione a Milano, mettici su un altro treno. No, facciamo una fermata, ci fermiamo di nuovo perché la signora, che improvvisamente si era sentita bene, stava male di nuovo e quindi aveva bisogno dell'ambulanza prima, quindi abbiamo dovuto riaspettare l'ambulanza, era già passata più di un'ora, al che c'è stata una migrazione di tutti quanti verso un altro treno, perché eravamo in un'altra stazione e abbiamo detto, boh, ok, ci avviciniamo a un altro treno, andiamo su un altro treno che porta a Torino. Un casino, perché poi dicevano, così mandate in sovraccarico il treno. Grazie, però ecco io dove vado. Tra l'altro, vabbè, viaggio della speranza, arrivo a Torino e col telefono scarico, scarichissimo, le prese non funzionavano, ho chiesto più volte ai controllori se potevano riattivare l'elettricità, no, non si poteva,
Bene, dei ragazzi gentilissimi, non parlavano un H di italiano perché erano africani, però mi hanno fatto collegare il telefono dal loro computer, che purtroppo però non ho risolto nulla, si è riscaricato subito. E allora niente, adesso col telefono scarico e tutto, sto provando a tornare a casa. Ho la mia solita mezz'ora a piedi, e cioè mia a casa sola da tutto il giorno. Avevo preso il treno presto perché non volevo lasciarla in casa così. Vabbè, scusate lo sfogo, però ma è mai possibile che non ci siano soluzioni in questi casi? Cioè, siamo ancora a sti livelli. A parte che era un treno che aveva ancora le manopole tutte arrugginite, era proprio sgangherato. Ma noi che cosa paghiamo a fare i biglietti? Boh. Buongiorno amici, stamattina mi sono svegliata malissimo e ieri sera sono andata a letto un po' KO. Scusate lo sfogo dei treni, però cavolo, noi vogliamo sostenere la sostenibilità e poi però c'è sempre qualcosa che ci impedisce di fare le cose come vorremmo. Che palle! Comunque, al mio ritorno ho trovato dei pacchi, anzi dei pacconi che ora andrò ad aprire. Ecco, il primo pacco si presenta così. Io loro già li conosco, ve ne ho parlato, sono dei ragazzi meravigliosi piemontesi che hanno fatto queste bibite e il loro scopo è unire mente e corpo, cioè delle bibite che facciano bene sia alla mente sia al corpo. È tutto fatto con un certo criterio e tra l'altro sono super naturali. Io quest'estate ne ho abusato, le mettevo in frigo al fresco e me le portavo anche nei trekking, nei viaggi. Sono buonissime, semplicemente io apprezzo tantissimo quella sambuco e limone, ma c'è anche tè verde e zenzero. E loro, vabbè, siamo rimasti in contatto, sono veramente carinissimi. Ora vi faccio vedere di più. L'altra volta c'era la pinza per raccogliere i rifiuti, l'ho usata a Genova con Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo, lui ce l'aveva uguale alla mia. Poi io l'ho regalata a una bimba di una conduttrice di Linea Verde perché era super affascinata da quell'attrezzo. Questa volta è arrivato il cappellino e meno male perché mi serviva per andare a raccogliere le olive. Un cappellino, anche se questo è fin troppo bello per andare a raccogliere le olive, e spero che mi stia perché io ho una testa minuscola. Ma no! Che scorta, grazie! Questo è tè verde e zenzero, immagino che sia tutto così. Buono, adesso apro l'altro scatolone, due scatoloni. Eccola! Sbadaboom! Ah, poi non vi ho detto che si possono bere sia fredde che calde. Io le ho bevute fredde, sono buonissime. Ora però andiamo verso l'inverno, quindi le voglio provare a mo' di tisana. Ok ragazzi, ve l'avevo promesso, è arrivato il momento di fare la recensione a questo zainone qui, lo zaino Osprey più costoso al mondo. Lo vedrete nel prossimo video però. È finalmente arrivato questo periodo dell'anno, tisanina, copertina, divanino. Sono venuti a trovarmi Davide e Graziano, che sono due personcine con cui ho fatto il corso per diventare guida, e oggi ovviamente da guide andiamo al Museo della Montagna che c'è a Torino. E guardate che vista! Bello! Amo Bonatti perché scriveva il diario, quello che faccio io quando arrivo al rifugio.
Inizio a dirvelo, mega spoiler, ma il 2 dicembre sarò qui a partecipare a un panel con altri professionisti, parleremo di sostenibilità in montagna e non solo, poi vi inviterò ufficialmente, ma intanto, ecco, lo sapete per primi. Torino è proprio una bella città. Stiamo parlando di un periodo storico in cui in pochi anni si concentrano scoperte come l'anestesia, le leggi genetiche e altre cose, insomma. E qui arriva lui, Lombroso. Cosa succede con lui? È che appunto... Sapiens. Bello, insomma. Qui sto leggendo un pannello che dice due aggettivi gli scienziati italiani hanno dato al mondo, galileano e lombrosiano, perché galileano suggerisce la paternità nobile del metodo scientifico, no? Una scienza esatta. Lombrosiano rimanda a una caricatura della scienza, perché cosa faceva lui? Si rifaceva la fisionomica, pensava che guardando l'aspetto fisico dei condannati riusciva dai loro connotati a capire se erano dei criminali oppure no. Guardandoli. Ok ragazzi, io sto lavorando un sacco di novità, tra l'altro anche i prossimi gruppi, quelli che riprenderanno il prossimo anno, ma non solo, c'è tanto in cantiere. Oggi non sto benissimo, però devo fare un sacco di cose, ho anche spinning, ma porco cane, non è che me la senta tantissimo. Fatto sta che ora vado a consegnare un pacco di Vinted, mi metto a sistemare casa e poi vediamo. Direi di concludere qui questo vlog, datemi le vostre impressioni qui sotto, sono sempre pronta ad ascoltare i vostri pareri, ci tengo un sacco. Buoni passi. No, mi stavo dimenticando, se sei arrivato fin qui, commenta con... Dai!